Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Sono Tania, l'artista dietro il canale. E oggi ci immergeremo ancora una volta nel magico mondo del disegno all'aria aperta. Sono appena le 8 del mattino, e mi sto preparando per un'altra avventura creativa in plein air. Per rendere il mio viaggio più leggero e pratico. Questa volta opto per un contenitore che ho realizzato qualche tempo fa. È più comodo da trasportare. Perfetto per una giornata di esplorazione e disegno. Al suo interno, ho le mie amate matite Faber-Castell e alcune senza marca, permettendomi di scegliere in base all'ispirazione del momento. Inoltre, ho con me un album senza marca per contenere le mie opere e gli schizzi del giorno. Prima di raggiungere il luogo scelto per il disegno, faremo una pausa per la colazione. Nel mio zaino, ho preparato tutto il necessario. I thermos per l'acqua calda. Perfetti per preparare tè bollenti che ci accompagneranno durante la giornata. Qualche dolcetto e le indispensabili tazze da campeggio. Tutta l'atmosfera di una colazione all'aperto, pronta per essere condivisa con voi. Lo zaino è pronto, tutto sistemato con cura. Ci siamo, è il momento di iniziare questa avventura. Preparatevi a esplorare con me, a scoprire nuovi dettagli e a lasciarvi ispirare dalla bellezza del nostro viaggio artistico. Si parte! Eccoci arrivati. Questo edificio in rovina rappresenta ciò che un tempo fu una colonia estiva dedicata alla cura dei bambini affetti da malattie polmonari durante l'era del fascismo. La sua storia risale al 1932, quando sorse lungo la strada militare in direzione di Dinnammare, all'inizio della diramazione che conduce alla foresta di Camaro. In quegli anni, l'istituto montano risuonava delle grida e delle risate felici dei bambini, testimoniando giochi spensierati e sani esercizi ginnici in stretto contatto con la natura. L'iniziativa fu promossa dal dottore Giuseppe Catalano, segretario della Federazione Provinciale Fascista,
con l'obiettivo di fornire alla magnifica Pineta una moderna struttura per le cure montane dei bambini, con padiglioni murari arredati secondo le prescrizioni sanitarie del tempo. Tuttavia, con il sopraggiungere del dopoguerra, l'edificio cadde vittima dell'abbandono e del degrado più totali. Oltre 40 anni fa, un tragico incendio lo ridusse a rovine silenziose, cancellando le risate e i giochi che un tempo animavano questo luogo. Oggi, resta un testimone in memoria di un'epoca passata, un luogo che racconta storie di cura, gioia e poi di abbandono e oblio. È qui che voglio realizzare il mio disegno. Mi sono seduta sulle scale, anche se il sole di gennaio non scalda come vorrei, ma la passione per il disegno rende tutto più caloroso. Oggi ho dedicato il mio tempo a un particolare molto intimo e suggestivo, il viso di una donna. Il sole invernale sfiora delicatamente il mio schizzo mentre lavoro su un dettaglio affascinante. In questo disegno, ho deciso di concentrarmi su un occhio, mezzo naso e una farfalla posata delicatamente sulla guancia. È un'immagine che cattura un'emozione, una storia raccontata attraverso sottili dettagli. La luce gioca in modo delicato sulle curve del viso, mentre la farfalla aggiunge un tocco di magia e simbolismo. Sedersi qui, all'aperto, mi permette di connettermi con la natura mentre creo, una danza tra il mio mondo interiore e l'ambiente che mi circonda. Vi invito a immergervi con me in questo momento creativo, ad esplorare insieme i dettagli che compongono questo viso misterioso. Spero che questo disegno vi ispiri tanto quanto ha ispirato me. E ora, senza ulteriori indugi, lasciate che il viaggio artistico abbia inizio. Così, tra pennelli e fogli, il mio occhio cattura ogni sfumatura di questo volto enigmatico. La donna che prende forma sulla pagina sembra portare con sé storie non dette, emozioni celate nell'ombra di quell'occhio penetrante e nel mistero di quel naso appena accennato. Il sole, sebbene non scaldi abbastanza, regala una luce speciale a questo momento artistico, creando giochi di ombre e riflessi che arricchiscono il mio disegno. La farfalla, posata come un gioiello sulla guancia, diventa un simbolo di metamorfosi e trasformazione, un tocco di poesia in questo ritratto parziale. In questo spazio all'aperto, mi sento ispirata da ogni dettaglio della natura circostante. Gli uccelli cinguettano, il vento accarezza delicatamente la mia pelle, e ogni elemento sembra fondersi con la mia creatività. È un'esperienza magica che amo condividere con voi. Mi preparo a dare vita a questo disegno, a lasciare che ogni tratto racconti la sua storia. Spero che il risultato finale trasmetta l'atmosfera di questo momento, l'intensità di quell'occhio e la leggerezza di una farfalla che danza sulla guancia. Continuate a seguirmi mentre porto a termine questo viaggio artistico, dove l'arte si fonde con la natura, e ogni pennellata è una nota di questa melodia creativa. Grazie per essere qui con me in questo momento unico, e adesso, torniamo al nostro rituale di disegno all'aperto. Dopo aver completato il mio disegno, voglio condividere con voi altri angoli di questo luogo, testimoni silenziosi della sua storia e del suo passato vibrante. Camminando tra le rovine della colonia Principe di Piemonte, mi immergo nell'atmosfera intrisa di memoria e nostalgia. Mentre le immagini scorrono sullo schermo, riflettiamo insieme su questi resti che una volta risuonavano di grida felici e risate spensierate di bambini. Ogni parete e ogni dettaglio raccontano storie di cure montane, giochi all'aria aperta e la cura amorevole che questo luogo offriva durante l'era del fascismo. Attraverso le rovine abbandonate, mostro le tracce dell'architettura muraria che un tempo fu parte integrante di questo istituto montano. I padiglioni,
ora avvolti dalla vegetazione e segnati dal tempo, erano arredati seguendo le prescrizioni sanitarie dell'epoca. Osservate con me, ascoltate il sussurro delle pietre che portano con sé i ricordi di giochi, amicizie e speranze. Purtroppo, con l'avvento del dopoguerra, l'abbandono ha preso il sopravvento, e le immagini mostrano la trasformazione di questo luogo da una colonia curativa a un testimone abbandonato del tempo. Oltre 40 anni fa, un incendio ha consumato ciò che rimaneva, lasciandoci solo rovine silenziose. In questo viaggio attraverso le immagini, voglio rendere omaggio alla storia di questo luogo e a coloro che lo hanno vissuto. Lasciate che le immagini e le parole raccontino la storia di un luogo che un tempo fu un rifugio per bambini, un'esperienza di cure montane sotto il fascismo, e che ora si presenta come un'affascinante ma malinconica testimonianza del passato. Continuate a seguirmi mentre esploriamo insieme questi luoghi intrisi di storia e lasciamoci avvolgere dalla bellezza e dalla malinconia di questo viaggio nel tempo. Saluti dalla colonia Principe di Piemonte. Grazie ancora per essere qui e per essere parte di questa avventura artistica.